Però la cosa importante, ragazzi, è che Contini, Gaetano e i vari vivai nel Napoli, è importante tenerli in rosa 4. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto Eldarion e oggi, in questo 10 giugno, siamo riuniti qui per parlare di un argomento molto molto importante, ragazzi, in ottica calciomercato. Un argomento importantissimo che però, secondo me, non gli viene dato tanto spazio, diciamo, non gli viene dato lo spazio che meriterebbe, appunto per l'importanza che ha. Prima però di parlarne, ragazzi, innanzitutto grazie mille perché il video sull'analisi tattica da appassionato, e voglio ribadirlo, sul Napoli di Antonio Conte ha fatto dei numeri pazzeschi che io onestamente non mi aspettavo, perché tra me e me dicevo questo forse è un video un po' troppo pesante, non piacerà perché è troppo pesante, mezz'ora dove dice un sacco di cose. Invece, ragazzi, 1400 visualizzazioni. Veramente grazie, perché non me lo sarei mai aspettato un feedback così. Ha fatto dei numeri pazzeschi questo video, che non mi aspettavo veramente. Grazie, ecco, non posso dire altro. Poi, altra cosa, ovviamente le solite raccomandazioni prima di cominciare: l'iscrizione al canale che è totalmente gratuita, e poi attivate la campanella, mi raccomando. Detto questo, ragazzi, allora, qual è questo argomento di cui andremo a parlare oggi? È un argomento che, come ho detto prima, è molto importante e che inaugura anche, diciamo, il filone del calciomercato estivo del 2024-25. Ragazzi, parliamo delle famose liste di registrazione della Serie A. Forse qualcuno di voi non lo sa, ma in Serie A ogni squadra deve compilare, deve presentare una lista contenenti vari paletti che devono essere rispettati per quanto riguarda la compilazione di una rosa. Questo, ragazzi, diciamo che è un argomento che man mano che va avanti nel calciomercato va aggiornato. Però oggi ne parliamo perché le liste di Serie A, ragazzi, sono quella cosa che poi vanno a tracciare la strada per quanto riguarda il calciomercato, perché le squadre fanno mercato in base alle liste, ok? Quindi è importante parlarne. Detto questo, quindi cominciamo subito e cominciamo ovviamente con le regole. Allora, le regole sono abbastanza semplici. Innanzitutto, i giocatori in una lista di Serie A vengono divisi tra over e under 22. Gli over 22 sono tutti quei giocatori che sono nati prima del 1 gennaio 2002, e c'è un limite: possono essere registrati fino a un massimo di 25 calciatori over 22. Gli under 22 invece sono tutti quei giocatori nati dopo il 1 gennaio 2002 e se ne possono registrare quanti ne vogliamo, non c'è un limite numerico per quanto riguarda gli under. Per gli over invece sì, devono essere 25. Questi 25 over 22 poi vanno divisi in varie categorie, e qui entra in gioco la categoria giocatori formati in Italia. Nella lista dei 25 over 22 devono esserci per forza 8 giocatori formati in Italia. Cosa vuol dire 8 giocatori formati in Italia? Vuol dire tutti quei giocatori che prima dei 21 anni hanno trascorso almeno 3 stagioni in un club italiano. Queste 3 stagioni devono essere complete e non devono essere per forza una dietro l'altra, possono essere anche distaccati, però l'importante è che siano 3 prima del compimento dei 21 anni. All'interno poi di questi 8 giocatori formati in Italia devono essercene 4 che sono formati nel vivaio del club in questione. Noi parliamo del Napoli, quindi in questi 8 calciatori formati in Italia devono essercene 4 che sono poi formati nel vivaio Napoli. Cosa vuol dire? Che prima dei 21 anni devono aver trascorso all'interno del club Napoli 3 stagioni. E all'interno del club, ragazzi, non si intende soltanto la Serie A. Club inteso a qualsiasi livello di competizione. L'importante è che prima dei 21 anni abbia fatto 3 stagioni come tesserato del Napoli, che sia prima squadra, che sia la primavera. E attenzione, devono essere 4 formati del Napoli e 4 formati in Italia. Devono essere perfettamente dimezzati, cioè non puoi fare 5 italiani più 3 del Napoli, 7 italiani più 1 del Napoli. Devono essere 4 e 4, precisi.
Altra cosa fondamentale, tu puoi anche non avere 8 giocatori formati in Italia, però se non riesci ad arrivare ai 4 più 4 devi necessariamente lasciare degli spazi vuoti nella lista degli altri, diciamo, dei 17 over 22 rimasti. Facciamo un esempio. Allora, nella situazione, diciamo, normale devi avere 4 formati nel club, 4 formati in Italia e poi gli altri 17 sono over 22 liberi senza alcun vincolo. Se tu, per esempio, non riesci ad arrivare a 4 giocatori formati nel club, ma ne arrivi massimo a 2 e hai poi altri 4 formati in Italia, devi necessariamente lasciare liberi 2 slot per quanto riguarda gli over liberi senza alcun vincolo. Quindi, se ne hai 2 formati nel club e 4 formati in Italia, devi avere necessariamente 15 e non 17 di over 22 classici. L'esempio lampante lo abbiamo, per esempio, per il Napoli dello scorso anno. Il Napoli l'anno scorso aveva soltanto un giocatore formato nel club e 4 formati in Italia, quindi ne aveva in totale 5. E quindi ha lasciato vuoti 3 slot per gli over 22 senza alcun vincolo. Ok, questa cosa è fondamentale. Quindi detto questo, andiamo avanti e andiamo a vedere adesso la situazione del Napoli. Eccoci qua, ragazzi. Ho fatto un bel file Excel riguardo tutta la rosa del Napoli. Adesso ve la vado a spiegare con calma, non vi preoccupate. Due premesse importanti. Allora, la prima è che in questa lista ho già tolto tutti quei calciatori che non verranno riscattati o che avranno il contratto in scadenza e che non verrà confermato, quindi i vari Gollini, Zielinski, Demme, Dendoncker, Traoré e compagnia bella sono stati già tolti. Altra premessa fondamentale, ragazzi, questa lista è fatta in base alle situazioni attuali, quindi questa lista è datata 10 giugno, magari tra un mese cambierà tutto, è una lista che va aggiornata nel tempo, però noi oggi la vediamo a grandi linee per capire bene o male quale sarà l'andazzo sul mercato. Allora, li ho ordinati per ruolo. Cominciamo dai portieri. In porta abbiamo tanti giocatori importanti per le liste perché abbiamo Meret e Caprile, che sono due cresciuti in vivai italiani. Contini è un giocatore cresciuto nel vivaio del Napoli e quindi è un giocatore prezioso per le liste. E poi abbiamo Idasiak, che è un under 22 perché è nato dopo il 2002 ed è anche un vivaio Napoli. Quindi in porta già abbiamo molta, diciamo, molto materiale prezioso. Per quanto riguarda i centrali, tutti i calciatori non vivaio italiano, Rachmani, Nathan, Østigard e Juan Jesus sono cresciuti all'estero e quindi rientrano nei 17 over 22 senza alcun vincolo. Passiamo agli esterni, Di Lorenzo, Mazzocchi, Zanoli, cresciuti nel vivaio Italia insieme a Zerbin, mentre Olivera e Mario Rui sono cresciuti all'estero. A centrocampo abbiamo Lobotka, Anguissa e Kaiuste, cresciuti all'estero. Folo Ruscio è un vivaio Italia. Gaetano, vivaio Napoli. E per questo vi dissi qualche giorno fa, Gaetano è un giocatore prezioso. Poi abbiamo Colisacò, cresciuto nel vivaio italiano. E Vergara, che è un under, ma è anche un vivaio Napoli. In attacco, Kvara, Lindstrom, Gonghe, Osimhen e Simeone sono vivai esteri. Politano, vivaio Italia, così come Raspadori. Ambrosino e Cioffi sono under 22, ma anche vivaio Napoli. Così come è anche vivaio Napoli Sgarbi, che però è un over 22. Quindi, ragazzi, andando a includere tutti questi calciatori che vi ho messo, abbiamo un totale di 28 over 22. Siamo in sovrabbondanza, se ne possono portare massimo 25, quindi 3 vanno per forza tolti. Abbiamo però poi 18 vivai Italia, molto bene qui, ne servirebbero 4, ne abbiamo 18. Attenzione però ai vivai Napoli, perché ne abbiamo solo tra virgolette 7 e ne servono almeno 4. Quindi quando noi andiamo adesso a sfoltire la rosa, dobbiamo stare attenti a non togliere troppi vivai Napoli, perché ne servono 4. Diciamo che tu puoi toglierne 3. Ok, nella rosa. Ora, io vi ho messo la situazione, diciamo, a oggi per ogni calciatore. Chi è dentro, chi è fuori, chi è ancora in dubbio. Ora, Østigard, ragazzi, è un giocatore che stiamo vedendo, viene inserito come contropartita, specialmente nella trattativa Buongiorno. È un giocatore considerabile, cedibile, così come lo sono Di Lorenzo e Mario Rui. Di Lorenzo e Mario Rui l'ha detto lo stesso procuratore. Zanoli, ragazzi, io penso che verrà ceduto o in prestito o proprio cessione definitiva, perché comunque c'è un Mazzocchi
E c'è volendo anche un Zerbin, diciamo uno tra Zerbin e Zanoli, secondo me resterà, quindi uno dei due va dato via e secondo me verrà dato via Zanoli. A centrocampo, Sakho e Vergara, secondo me andranno di nuovo in prestito. Gaetano è in dubbio perché ci ha detto lo stesso procuratore che bisognerà vedere Conte cosa ne pensa, quindi io penso che nel ritiro di Di Maro Conte valuterà Gaetano. Oggi consideriamolo in dubbio. Per quanto riguarda l'attacco, Politano è in dubbio. C'è questa voce della Roma. Osimhen, ragazzi, l'ho già detto più volte, per me verrà ceduto. Simeone, dobbiamo vedere, perché anche lui vorrebbe andare via per giocare di più. Che dire, più che altro potrebbe essere un giocatore che può andare in prestito, come può essere magari quel giocatore che verrà confermato come riserva del titolare, bisognerà vedere. Ambrosino per me andrà di nuovo in prestito perché non ha senso tenerselo. E metto out anche Sgarbi. Cioffi è un vivaio Napoli, ma in contemporanea è anche un under 22, quindi non vai, diciamo, a occupare inutilmente lo slot. Cosa che invece faresti con Sgarbi, perché Sgarbi è un over 22, quindi io tolgo Sgarbi e mi tengo un Cioffi, ma uno della primavera me lo tengo. Togliendo, diciamo, questi giocatori che a oggi sono out, la situazione è questa qui. Hai 21 over 22. Quindi ne puoi registrare ancora 4. A livello di Vivai Italia stai messo bene perché ne hai 12. E a livello di Vivai Napoli ne hai giusto giusto 4. Quindi ragazzi, Contini, Idasiak, Gaetano e Cioffi, diciamo che sono quei 4 giocatori che sono fondamentali. Come potete vedere, diciamo che il margine di manovra non è così grande. Tu comunque alla fine dei fatti, tenendo conto della situazione a oggi 10 giugno, alla fine dei fatti puoi prendere massimo 4 calciatori over 22. E consideriamo che Hermoso è quasi vicino. Hermoso è un over 22 straniero, quindi ti va a occupare uno slot degli over 22. Buongiorno è un over 22 cresciuto in Italia, quindi già due slot over 22 li hai già, diciamo, occupati, tra virgolette, se ti prendi Hermoso e Buongiorno. Situazione esterno destro. Wanderson non c'è problema perché tanto se tu togli Di Lorenzo vai a liberare quello slot che poi si prenderà diciamo il suo sostituto. Così come Mario Ruiz lascerà lo spazio alla riserva che verrà. A centrocampo in mediana si sta parlando di questo Brescianini del Frosinone che a me piace tantissimo. Brescianini è un altro giocatore over 22 cresciuto in Italia, che magari potrebbe andare a prendere il posto, per esempio, di un Sakho. In attacco, il sostituto di Osimhen occuperà lo slot che era di Osimhen, così come quello di Simeone che andrà a sostituire, sì, appunto, Simeone. Buongiorno può andare a prendere il posto di Østigard. Si è parlato di questo Gutierrez del Girona che potrebbe andare a prendere il posto di Mario Rui. Gutierrez può andare a prendere il posto di Osimhen. Retegui o Lucca possono andare a prendere il posto di Simeone. Cioè, ragazzi, gli slot per i nuovi arrivati sono già liberi perché sono quelli che andranno a sostituire i partenti. Oltre a questi, tu hai comunque un piccolo margine di manovra perché ne puoi andare a prendere altri 4. Però la cosa importante, ragazzi, è che Contini, Gaetano e i vari vivai nel Napoli, è importante tenerli in rosa 4, perché altrimenti poi se tu non ne tieni 4, o per esempio, facciamo il caso esempio. Gaetano vuole andare a giocare, lo vai a cedere magari in prestito. Hai tre calciatori vivai nel Napoli. E cosa abbiamo detto prima? Se non ne hai quattro, devi lasciare tanti slot quanti sono i slot mancanti del vivaio. In questo caso ne hai tre, quindi vuol dire che devi lasciare uno spazio vuoto negli over 22, che non devono essere più 25, ma devono essere 24. Quindi se tu in questa situazione vai a cedere Gaetano, oltre a Di Lorenzo, Mario Rui e tutti gli altri, puoi andare a prendere massimo altri 3 over 22, perché devi lasciare lo slot vuoto perché non vai a colmare Gaetano. Quindi questa è la situazione a oggi. Il Napoli c'ha un piccolo margine di manovra, però diciamo che sta programmando bene la situazione liste, perché esce Østigard, magari entra un Buongiorno, e come extra entra un Mario Hermoso. Fuori Di Lorenzo entra un Wanderson. Ti liberi di Mario Rui? Vai a prendere Gutierrez del Girona. Ti liberi di Sakho? Vai a prendere un Brescianini che è contemporaneamente vivaio Italia. Quindi lì, ecco,
Esce un Viva Io Italia, entra un Viva Io Italia, quindi bene. Vediamo la situazione Politano, perché Politano oggi è da considerare in dubbio e Politano è un Viva Io Italia, però ne hai tanti di Viva Io Italia, ne servirebbero 4, ne hai 12, quindi lì puoi anche andarlo a sostituire con un estero, così come Osimhen. Osimhen lui è un estero, puoi andare a prendere tranquillamente un estero, quindi Gutierrez puoi prenderlo, puoi prendere Dovbyk, puoi prendere Larsen, puoi prendere Lukaku. Lì non hai, diciamo, paletti da tener conto. L'unico paletto che oggi è lì lì per essere non rispettato è il vivaio Napoli. Quindi, ragazzi, questa è la situazione delle liste a oggi, 10 giugno 2024. Era importante parlarne, ragazzi, perché, come vi ho detto prima, le liste vanno poi a indirizzare il mercato. Questo, diciamo, recap delle liste, secondo me, era fondamentale fare prima di iniziare la questione, diciamo, calciomercato. Quindi, detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Lasciate un bel like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale che è totalmente gratis. Attivate poi anche la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. E sempre e comunque, Forza Napoli!